cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? No, Sergio, non ce la Massimino, muovete! E te deve tirar fuori dalla merda! 22 aprile 1990. Dopo un mese e mezzo di preparazione al triathlon con Sergio, oggi finalmente è partita la carovana 11. Non mi sembrava vero. Abbiamo lasciato l'abbazia di Monte Cassino con gli occhi gonfi di gioia. L'avevo buttato in mezzo a una strada, ora mi riprendono con una telecamera solo perché salgo su una bicicletta. 22 aprile 1969. Fabrizia guarda quell'immagine come se fosse l'ultima volta che la vede. Il Vesuvio. Venite. Sofia, scusa. Mi può tenere le creature perché devo andare a fare i soliti servizi. E come no? Ramma qua. Massimi, ramma. Uè, e perché non muore la mano oggi? Fabri. Fabri, ma che hai fatto all'oggi? Fabri, vieni a qua. Ya. Ya, ya. Forza. Che mamma adesso fa vedere il gioco della valigia e poi dopo lo facciamo insieme, Fabrizia prende la valigia da sotto il letto e per un attimo è distratta dal tessuto verde interno. Apre l'armadio, i cassetti, prende l'asciugamano, la sistema su. Rose rosse per te. Un'auto. Con il finestrino aperto e la radio accesa si avvicina. Ho comprato stasera e il mio cuore lo sa. Luciana. L'auto si ferma davanti al portone. È un uomo con i capelli brizzolati. E gli occhi chiari la guarda. Pronto! Gaeta! Gaeta, hai visto che non mi ricevi? Sono tornato a casa e la porta era aperta. Tutte le porte erano aperte. E la valigia sotto niente, non c'è sta. Che è se ne è finito con chi lo camurrista e merda e non c'ha! Ma anche creature c'è sta. Fabrizia, ma quella non è la macchina Gaeta. Ma non ne ho per... Fa una cosa. Accelera. Però mi raccomando, state accorto. Luciano... Luciano, stava nella macchina e faccio stringe. Luciano, stava nella macchina. Luciano, stringe! No! No! Io, Massimino, non lo lascio! Non lo lascio! Fabri, Renato sta arrivando. Sta arrivando e lo trovano subito. Lo trovano, devo portare un denaro. Da la lava la stira, ma tu non sai perché. E onda che banda, che puzza. Ah, E fatta pipindolietta stanotte, E d'incella, papà, L'hai fatta perché Nicoletta non ti sta guardando bene, Oh, non fa che la faccia. Oi, mio nonno ti sta insegnando francese,
la tinta pareva l'inferno. Gente che fiava a destra, gente che fiava a sinistra, gente per coppa, gente per sotto, gente per tinto viso. Non si capiva niente più. Noi siamo vivi per miracolo. E capite che si figli tu, eh? Perciò, da 1 a 10, tu e a fa 11. Bello. Oh, ma che hai fatto? Hai portato pure la creatura. E certo, chi vuoi che fermi? Due uomini con un bambino piccolo in macchina, eh? E c'hai ragione, cioè, Renato, tu c'hai proprio una bella testa, cioè. Salvatore, fornisci di stronzate e state accorta come tu muovi. Questi dalla nostra azione devono capire che noi siamo in grado di progettare, mandarli fuori strada e colpire. Che noi siamo intelligenti più di loro. Li vedi finati? E guarda là basso, c'è sta nel locomotivo, eh? Guarda. Ma vado e porta bene vicino. Guarda. Ti piace? Allora noi facciamo una cosa. Papà mo scende e va a fare un servizio. Mi raccomando, tu aspetti qua e fai il bravo, eh? Io sono rimasto lì, nell'oscurità. E questo è successo più di una volta. Restavo nell'oscurità e avevo paura. Ma quella volta me la ricordo particolarmente. Perché papà non arrivava più. E il buio intorno a me era diventato totalmente nero. Massimino, mi devi scusare, io ho trovato un amico che mi ha fatto correre, ma non ti preoccupare, eh. Andiamo a prendere Salvatore e ti porto a mangiare la carne con le patatine fritte, eh. Non mi ricordo se quella volta siamo andati a mangiare la carne con le patatine fritte, ma mi ricordo di un'altra volta che si può dire che iniziò le patatine fritte con la carne. Eravamo al castello. È così tardi arrivato, E mica per niente, perché ce lo sapete che devo andare a Fondi a prendere la macchina, sennò chi ce lo piglia il signor Mauro, chi ce lo piglia? Più tardi capimmo che questo signor Mauro era un politico che si candidava nella zona di Sezze Romane. A Sezze tutti erano pronti per il comizio. La destra quel giorno si giocava tutte le sue carte per convincere le persone a votarla e pensava che un buon modo di convincere fosse provocare. A un certo punto, urla e rumori. Rumori non identificati che tagliavano l'aria. E le persone che correvano avanti e indietro con uno sguardo strano, come se non sapessero se andare ad aiutare o farsi cazzi loro. E questo correre, chiedersi, urlare non è durato 5 minuti, è durato un sacco di tempo. Noi quella notte accompagnammo l'onorevole Sandro Saccucci in un porto dopo che aveva sparato e ucciso Luigi Di Rosa, uno studente di 21 anni,